vicinanza dell'Apostolo Pietro, sappiamo che San Paolo invece è stato martirizzato sulla via Ostiense e dice la sua grande basilica. Ecco, perché noi veneriamo i santi? Perché questa comunità cristiana da tanti secoli, credo, vero Marco? Tanti secoli venera San Pietro. Certamente perché la chiesa, l'antica cattedrale, nel secolo è stata forse dedicata a questo. Ma perché ogni santo ha da dirci qualcosa e soprattutto, io insisto sempre, chi venera un certo santo come patrono deve ben ascoltare che cosa gli dice. Prima di tutto dunque ringraziamo il Signore per averci dato questi santi e poi dobbiamo, come dire, attingere dal suo testamento spirituale. Cosa ci dice San Pietro di se stesso? Ecco, Pietro prima di tutto ci dice che dobbiamo amare e seguire il Signore, nonostante le nostre debolezze. Lui non ha avuto paura di manifestarlo. Voi sapete che quando noi leggiamo il Vangelo, c'è scritto che Pietro lo rinnegò 3 volte. Questo ci prova che il Vangelo non è stato scritto a tavolino per far bella figura, perché parla proprio del tradimento del capo dei discepoli. Voi sapete che oggi nelle pubblicità avrebbero eliminato subito questo. Dunque è un documento che ci dice: questo discepolo è stato fragile, ma al tempo stesso, riconoscendo la sua fragilità, poi il Signore lo ha confermato. E quello che succede a noi, che siamo cristiani,